Ci sono luoghi ai margini delle città dove le vite di onesti lavoratori e bravi padri di famiglia si affiancano a quelle di spietati fuorilegge. Condividono lo stesso angolo di terra, lo stesso disagio economico, sociale, vissuti di privazione e fatiche, ma per alcuni di essi diventano il palcoscenico di scenari criminali. Questa è la storia di quattro uomini di periferia, nati e cresciuti a Torino, in Barriera di Milano, e delle circostanze che li portarono a occupare le pagine di cronaca dei quotidiani. 18 le rapine messe a segno, l'ultima, la più sanguinosa, il 25 settembre 1967, e che fecero della banda Cavallero una delle più feroci dell'epoca. All'inizio degli anni 50, Barriera di Milano era un quartiere periferico abitato per lo più da immigrati. Molti arrivavano dal sud. Nelle valigie di cartone la speranza di poter andare a lavorare nelle fabbriche della grande industrializzazione, come la Fiat o la Grandi Motori. Integrarsi per gran parte di loro non fu facile. La città riservava una sorta di disprezzo per quelli che chiamava comunemente Napoli, escludendoli da quella comunità piemontese che sì, li aveva accettati, ma concedeva molto poco in cambio. Una vita fatta di sacrifici e povertà, consumata in grigie case di ringhiera con due stanze, un bagno sul balcone e spesso senza riscaldamento. La miseria si poteva quasi respirare. Nel quartiere non era difficile trovare anche ex partigiani e giovani militanti, determinati a portare avanti i propri ideali, figli di una periferia operaia sempre più tinta di rosso. La storia della banda Cavallero parte da Via Desana. È qui che nel 1928 nasce Pietro, figlio di un falegname. Alto, magro, naso prominente, con l'aria da sbruffone, un atteggiamento irriverente e spavaldo, anche simpatico, racconta chi lo ha conosciuto. Sin da ragazzo Pietro si interessa alla politica, ma comprende subito che invece di lavorare è meglio sostenerli i lavoratori, organizzare gli scioperi, agitare le masse. Pietro però è anche una testa calda, sempre pronto ad agire, e questo suo estremismo lo porta ad allontanarsi dalla linea che la sezione Banfo del PC gli impone. Un piantagrane, lo definisce il partito, che quando intuisce quanto i suoi interessi personali prevalgano sulla politica, lo allontana. Sono gli amici di sempre, gli unici che apprezzano il suo carisma e che fomentano le sue intemperanze a raccoglierne i malumori. Seduti al solito bar di Piazza Crispi, poco lontano dalla sezione Banfo, ci sono il suo braccio destro, Sante Notar Nicola, pugliese, classe 1938, con alle spalle un'infanzia trascorsa in un istituto dove prende la licenza elementare. Ha 13 anni quando da Taranto arriva a Barriera di Milano, milita nella FIGC, poi nel Partito Comunista, ma ben presto comprende che appartenere al partito non è adatto a chi sogna la rivoluzione. Adriano Rovoletto, detto il bestione per la sua mole, figlio di un operaio emigrato dal Veneto, apprendista falegname, abita nelle case SNIA di Corso Vercelli. Ha fatto il venditore ambulante di fiori, il facchino, ora ricoprirà il ruolo di autista della banda. Danilo Crepaldi è un ex partigiano, appassionato di armi, che conserva ancora in una cascina. La cronaca dell'epoca racconta sia stato lui a fornirla alla banda per compiere le rapine. Alla sua morte, a soli 37 anni, vittima di un incidente aereo, i giornali scrissero avesse dilapidato tutti i soldi versati sul suo conto corrente dopo i colpi. Notar Nicola, durante gli interrogatori, arrivò addirittura ad indicarlo come la mente del gruppo, colui che ne aveva deciso e coordinato in sordina le esecuzioni. Una tesi mai confermata, ma quella dichiarazione mandò su tutte le furie il presuntuoso Cavallero. Ai tre si unirà solo in un secondo momento il giovane Donato Lopez. Ha 17 anni e uno dei sei figli di un operaio della Fiat emigrato dal Veneto. Disoccupato, giovane promessa del football, verrà ingaggiato per quello che sarà l'ultimo colpo, la sanguinosa rapina al Banco di Napoli di Milano, la stessa a cui si ispirò il film Banditi a Milano di Carlo Lizzani. Pietro sposa Anita nel 1955 e dopo aver lasciato il lavoro come perito chimico, adesso lavora sul tram 15, quello che da via Cherubini nel cuore di Barriera passa per il centro città.
e guardando caffè e negozi comincia a domandarsi cosa il partito avesse fatto per lui e cosa invece lui può fare per aiutare chi lotta contro le ingiustizie sociali. Sempre più critici nei confronti della linea del partito, ma convinti sostenitori della lotta più dura, i quattro decisero di fare da sé la rivoluzione e compiere rapine per finanziarla. È il 15 maggio 1959 quando mettono a segno il primo colpo, le buste paga della Fiat Ferriere di Via Ceva, 8 milioni il bottino, poi la fuga su una 1100 rubata facendo perdere le tracce. I soldi consegnati nelle mani di Crepaldi serviranno per acquistare le armi per i movimenti di liberazione. In realtà solo una parte di esse verrà consegnata ai rivoluzionari algerini, il resto servirà per iniziare una lunga carriera criminale. Se la prima rapina avviene in nome di ideali politici, sono le ambizioni personali ad avere il sopravvento. Bisogna trovare alternative più redditizie al lavoro da operai o impiegati. Scollarsi di dosso la vita mediocre di periferia. E il modo più veloce è quello di rapinare le banche, il simbolo più sfacciato del capitale. Attaccando una banca si compie di per sé un atto rivoluzionario, perché non si colpisce il singolo capitalista, ma l'istituzione, dirà Cavallero durante il processo, giustificando con l'ideologia politica il suo atto criminale. È un colpo all'agenzia numero 19 dell'Istituto San Paolo in via Onorato Vigliani, l'8 aprile 1963, a dare il via a una serie di rapine che man mano li rende sempre più audaci, sfidando una dopo l'altra e sempre organizzate con precisione scientifica polizia e carabinieri. Il loro obiettivo è raggiungere 350 milioni, poi smettere. Ma saltare le banche dei piccoli centri urbani non è sufficiente. I soldi si spendono in fretta. Le donne, il gioco, una vita da benestanti, mantenere una rispettabilità di facciata fingendo persino di avere un'attività. Prima un'officina, poi un ufficio con una segretaria pagata per far nulla. Serve sempre più denaro e bisogna andarlo a prendere dove ce n'è tanto. Eravamo a terra e per questo decidemmo di darsi da fare, diranno agli inquirenti. 18 i colpi tra il 1963 e il 1967. Tutti ad istituti di credito, prima a Torino, poi a Milano, poi nuovamente in Piemonte, per depistare le forze dell'ordine, prendendo di mira le piccole filiali di provincia, arrivando addirittura a compiere due rapine, a pochi minuti una di distanza dall'altra, lasciando sangue e morte al loro passaggio. Il modus operandi è sempre lo stesso: rubare un'auto, piombare sulla banca, minacciare il personale, armi in pugno, afferrare dalla cassa quanto più denaro possibile, sparare quando è necessario per farsi strada e poi fuggire. Nel pomeriggio del 25 settembre 1967, dopo aver svaligiato l'agenzia 11 del Banco di Napoli in largo Zandonai a Milano, qualcosa va storto. Un impiegato riesce ad avvisare la polizia e una volante arriva prima del previsto. Rovoletto viene fermato subito, ha ancora con sé una piccola parte del bottino. Gli altri componenti della banda si danno alla fuga a bordo di una 1100 rubata, sparando all'impazzata sugli inseguitori, seminando terrore e morte. Negli scontri a fuoco feriscono una dozzina di persone e lasciano sull'asfalto tre cadaveri. Rovoletto, solo nelle mani degli inquirenti, confessa. Fa i nomi dei suoi complici e racconta una per una tutte le rapine commesse, sostenendo però di essere stata solo una pedina nelle mani di Cavallero. Era lui il capo, dirà agli inquirenti. Era lui a decidere quale istituto di credito rapinare, lui a fare i sopralluoghi e a studiare minuziosamente le vie di fuga. Lui, pistola in pugno, a saltare dietro al bancone per farsi consegnare i soldi. Lui a sparare. Agli uomini della banda chiedeva solo di essere veloci, precisi, determinati. Dopo il colpo a Milano, il giovane Donato Lopez riesce a fuggire in autobus verso Torino e a rifugiarsi a casa della madre, dove il giorno dopo verrà arrestato. La fuga disperata degli altri due invece finirà all'alba del 3 ottobre 1967. Dopo aver abbandonato l'auto e proseguito in treno, trovano rifugio in un casello abbandonato vicino a Valenza. I loro volti sono ormai su tutti i giornali e in tutti i notiziari. È un commerciante della zona a riconoscerli e ad avvisare i carabinieri. 500 uomini circondano il casello. Ai due non resta che arrendersi.
Durante le lunghe ore di interrogatorio, Pietro Cavallero non perde la sua spavalderia. Consapevole che per lui ormai si profila solo l'ergastolo, si attribuisce tutta la responsabilità dei crimini commessi dalla banda. Non mostra il minimo pentimento, non si tira indietro. Con dovizia di particolari non risparmia i dettagli delle rapine commesse e se ne vanta, con una sorta di lucida follia. Lui è la mente, lui è il capo, e al magistrato ribadisce: «Non ho commesso errori e se sono qui è per colpa di quello stupido di Rovoletto». È l'8 luglio 1968 quando la Corte d'Assise di Milano infligge l'ergastolo a Cavallero, Notar Nicola e Rovoletto. Lopez, in prima istanza condannato a 12 anni, verrà assolto in appello da ogni imputazione per incapacità di intendere e volere in relazione alla sua minorità all'epoca dei fatti. Durante la lunga permanenza in carcere, Cavallero cambia radicalmente il suo modo di pensare. È rimasto solo. I suoi genitori sono morti, ha divorziato dalla moglie Anita e trova conforto nella fede cattolica, dicendosi pentito per ciò che ha fatto. Dipinge e scrive. Dopo 21 anni trascorsi dietro le sbarre a Porto Azzurro, torna in semilibertà e chiede di poter lavorare durante il giorno presso il SERMIG, il servizio missionario di Torino. Una scelta maturata dopo un incontro in carcere con il suo fondatore, Ernesto Olivero. Una redenzione che però non scalfisce il suo carattere. Durante gli anni di semilibertà, Cavallero riprende a frequentare i bar di Barriera e chi lo ha incontrato lo ricorda ancora spavaldo, sfacciatamente arrogante e sicuro di sé. Nel 1997, vecchio e stanco, l'uomo che con la sua banda ha seminato il terrore in Piemonte e in Lombardia negli anni 60 muore nel reparto di medicina generale dell'ospedale di Venaria, stroncato da un enfisema polmonare. Sante Notar Nicola ha sempre rivendicato le imprese commesse come atti politici. Il suo spirito rivoltoso non si spense mai. Durante gli anni di carcere si batte a lungo contro le dure condizioni nelle quali erano costretti a vivere i detenuti e partecipa alla stagione delle rivolte. Tenta anche la fuga dal carcere di Favegnana, ma viene scoperto dagli agenti. Nell'aprile 1978 è il primo nella lista dei 13 nomi indicati dalle Brigate Rosse come detenuti da liberare in cambio del rilascio di Aldo Moro, uno scambio che non avvenne mai. Il bandito poeta, chiamato così per i numerosi scritti redatti durante gli anni di carcere, una volta ottenuta la libertà nel 1995, si trasferisce a Bologna, dove, finalmente libero, gestisce fino al 2021, anno della sua morte, un'osteria nel centro della città. Quando si aprono i cancelli del penitenziario, Adriano Rovoletto, dopo aver trascorso in carcere 23 dei suoi 79 anni dietro le sbarre, torna a vivere dove è nato e cresciuto, i palazzotti anni 60 dell'ex Nia. Per qualche anno si guadagna da vivere spostando le bare e vestendo i morti. Ormai vecchio, senza una lira, è aggredito dal diabete e dal Parkinson, il 20 febbraio 2015 morirà di cancro all'ospedale CTO di Torino. Donato Lopez, dopo l'assoluzione in appello, torna nella casa di famiglia in un grande stabile di Corso Taranto. In carcere, nonostante un tentativo di suicidio, ha potuto riprendere a studiare. È giovane, dietro le sbarre ha capito i suoi errori ed è pronto a non ripeterli. Il proprietario dell'officina, dove prima lavorava, gli ha scritto che è pronto a riprenderlo. E anche la squadra di calcio, dove militava prima di unirsi alla banda, è disposta a reintegrarlo. E così sarà. Almeno per lui, è l'inizio di una nuova vita.